Bene iniziare con il video. Benvenuti sul mio canale. Oggi faccio vedere un oggetto che è un po' particolare, che è un portatelefonino. Non so se diciamo che serve per il telefonino. Quindi bando alle ciance, iniziamo. Si parte da un foglio normale, ma mi serve un quadrato, quindi facciamo un quadrato. Non è tanto complicato, c'è un passaggio che è un po' difficilotto. Io cercherò di spiegarlo un po' più cioè fatto bene. Però se non avete capito bene il messaggio, che messaggio? Ma sì? Oh, se non capite il passaggio. Un commento qua sotto. Del saggio. Comunque, sto facendo il quadrato. Ok. Ok. E questo qua è il quadrato. Questo lato va qui, devo fare soltanto un'applicatura così. Mi raccomando Max, le righe e queste bene, ok. E la riga in mezzo. Questo lato, qui dove c'è la riga in mezzo, che abbiamo fatto. Anche di qua. Ok. Una piegatura così. Ok, sempre a parte viene fuori una figura così. Sempre questa parte qui, non questa parte, questa parte. Dobbiamo prendere questo lato e la mettiamo così. In modo da formare delle X. No. Mi raccomando, questo è un in su. E due. Vedete la X, stesso lavoro di qua. Allora, chiudiamo in giù. E prendiamo in giù anche questa qua. Viene fuori una cosa del genere. Giriamo il foglio. Dobbiamo, allora, questo qui è un passaggio un po' strano, dovete piegare in su queste qua e queste qui in automatico vanno giù così. Quindi fai una piegatura, segue la piegatura così e viene fuori una figura del genere così. Questa figura qua. Questa qua. Allora, ve la rifaccio vedere. Prendiamo questi due lati e li mettiamo in su. In automatico, vedete che vanno giù? Vanno giù così, ok. Prendiamo questo lato e lo mettiamo dentro, da formare due triangoli aperti, anche di qua. Ok. È arrivata questa figura qua. Qui c'è un po'. In qualsiasi posto potete usare questa qua, però solamente una volta dovete fare questa piegatura, che dovete combaciare qua dove c'è, cioè così, semplicemente facendo così. È un po' duro,
però giriamolo e facciamo anche l'altra parte. Ok, vieni fuori una riga così, poi adesso si apre, lo apriamo, prendiamo, dobbiamo fare questa riga che abbiamo fatto prima, dobbiamo fare ancora più stretta, perché questa qua deve andare dentro soltanto la parte, non tutto il foglio, soltanto questa parte qua. Dove avete fatto la riga? Dove è uscita fuori questa qua? In tutti e quattro i lati. Ok. Rifacciamo e dobbiamo fare. Allora, ora qui c'è la parte un po' più complicata. Dobbiamo aprire qua, aprire qua. Prendete questa riga, questo triangolino e la mettete dentro. Prima ve lo faccio vedere come si fa, dopo vi spiego. Prendiamo questo lato, però in modo che formare, quindi vi faccio vedere, dopo vi spiego. Ok, questa figura qua dovete fare. È un po' complicata. Allora, ora smonto e vi faccio vedere come ho fatto. Facciamo una bella legatura così, così. Allora, l'ho aperto in tutto il foglio. Ho preso questo lato e l'ho combaciato con questa punta qui di combaciare con questa punta qui di combaciare qua. Viene fuori una cosa del genere che combaciato. Poi in questo foglio che resta lo metto sopra in modo, però seguendo le righe, e viene fuori. Al primo colpo non so se vi viene fuori, dovete un po' allenarvi in questo passaggio qua, però un po' di buon allenamento riuscite a farlo. Stesso discorso uguale, però senza il buco, diciamo senza questa qua. Quindi prendiamo questo, lo mettiamo sotto. Io qua. E il gioco è fatto. Questo è il tuo porta telefonino, che adesso qui non ho il telefono che è in carica, ma metterò una foto dove lo mostro, anche se il disegno è diverso, però la funzione è sempre quella. Bando alle ciance, alla prossima.